Buongiorno. Allora, è domenica mattina e stiamo andando a fare un giro in centro perché qui qualcuno deve prendere assolutamente dei vestiti, sì, delle, diciamo, magliette. Sono arrivato proprio al punto limite questa volta, amore. E questi occhiali sono sempre quegli occhiali che hanno dato a lui, a questa fiera degli occhiali, no. E anche questi non gli piacciono, ma no, quindi li devo tenere io. Aspetta, questi mi piacciono. Non è vero. Sì. Non è vero. Questi qua mi piacciono, tesoro. Giuro. Anche a me. Ecco. A te stanno meglio, sì, però questi. Certo che mi stanno meglio. No, basta, ho deciso che dopo i prezzi folli che ho visto nelle vetrine, sono giunto alla conclusione che non spenderò più di 10 euro per una maglietta. Adesso vado al mercato e le prendiamo lì. Basta. Amore, che fame. Oh, questa è una crostata di marmellata. Questo negozio è fantastico. 1,90 euro al letto non lo so, in realtà. Andrea è nervoso, vero? Sì. Perché non ha trovato niente. Senti, Olivia è nervosa come me. Senti come è arrabbiata. Sì, perché è pieno di gente. Amore, dobbiamo per forza andare su a Milano alla Kenya. Lo so. Adesso siamo venuti a far colazione con i miei genitori. Vuoi dire qualcosa? Ciao. Ciao. Buone serate. Alla facciazza della colazione. Questa domenica c'è il mercato dell'usato. Hai trovato qualcosa? Guarda che belle tutte queste. Lo sai che cosa avevo trovato una volta? Modellini di plastica da verniciare, costruire. Ah, sì, mi ricordo. Guarda quanto bel verde. Guarda questa calisola carolina. Aspetta. Guarda, sembra di essere nella giungla. Una foresta davvero. Qua si vede bene tutti gli alberi che ci sono dentro. Mi piace questo posto con le panchine. Ma poi è enorme comunque, è molto, sì, grande, sì. Peccato che non ci possiamo entrare con Olivia. Vedi lì le persone. Sembra di avere un binocolo. Una spy cam. Esatto. Ieri sei andato a fare mica la cosa. Sì, siamo andati a fare un servizio praticamente siamo entrati in un'azienda dove costruiscono apparati per le intercettazioni telefoniche, ambientali, localizzatori satellitari, tutte le cose che vengono usate dalla polizia e i carabinieri per le indagini. Ma è allucinante. Ma deve essere molto interessante. Ma fan di quelle cose assurde. Sono veramente arrabbiatissimo. Niente ho trovato, tesoro. Al mercato mi sta venendo il nervoso. Tutti che mi vengono addosso mi cercano di schiacciare. Olivia! Cosa dobbiamo fare, amore? Dobbiamo per forza andare su a Milano. Ah. Amore, dimmi cosa hai organizzato per mercoledì. No. Allora, aspetta. Mercoledì è il 9 maggio. Io è il nostro 8° anniversario. 8 anni, sono tantissimi. E lui mi ha organizzato qualcosa, ma non me lo vuole assolutamente dire. Perché ogni anno, che sia Natale, compleanno, qualsiasi occasione, festività, tra di noi le sorprese non sono mai esistite. Tra di noi non esistono segreti. Non credo veramente che ci sia mai stata una volta dove, cioè, proprio i regali, piuttosto che, erano sempre programmati e voluti. Quindi questa volta ho deciso di farti una sorpresa vera, tesoro. Il titino è tu? Non è lei. E la lei sorpresa. La sorpresa? No, non è lei. E lei è una sorpresina per lei. Una sorpresina per lei. E la mia titina. Ci vorrebbe un fratellino, poverina. Oh, sì, un fratellino per Olivia. Mannaggia. Amore, che squadra. So io che tipo di fratello prendo. Amore, della mamma. Un bel pastore tedesco. Una tigre del Bengala. Abbiamo deciso di andare a Milano perché andiamo a fare un giro da H&M, vediamo un po' di magliette per me e Andrea. No, per Andrea, sto scherzando, perché io alla fine non è che ne abbia così tanto bisogno.
tu invece devi assolutamente prenderla. Io ho due magliette e una femmina, devo prendere, tesoro. Lo so. Non ho più proprio niente. Lo so. Non compri mai niente, ti rifiuti sempre di andare in giro per negozi. Lo so. Poi ti ritrovi senza niente. E poi siccome... che ore sono adesso? Le 10. Adesso sono le 10. E siccome non abbiamo ancora pranzato, perché a casa praticamente non è rimasto più niente, sono tipo 2 settimane e mezzo che non andiamo a fare la spesa. Però c'è la gallina. C'è la gallina. Ci sono i tortellini. I tortellini e... basta. Sì, ma la gallina per fare il brodo per i tortellini. Esatto. Quindi un piatto. E sì, c'è la pasta e le patatine fritte. Volendo si poteva anche mangiare a casa. Però voglio assolutamente far provare ad Andrea il California Bakery. Io ci sono andata e lui non c'è mai stato. E anche lui ne ha sempre sentito parlare dai giornalisti. Sì. Ma perché a Milano ci vanno spesso. Ce ne sono tanti. Eh sì. Però, poi sono molto carini dentro. Per tutti i posti che ho girato a Milano non mi è mai capitato di andare a mangiarci per lavoro. Sì. Ci sono delle torte paura. Sì. Ce l'ho pure molto voi. Non vedo l'ora che arrivi da mangiare. Sì, speriamo siano dosi belle grandi. Questo qua non ho la più pallida idea, sembra tipo una fetta biscottata. Wow, che meraviglia. La cremina qua. Quel succo d'arancia. Guarda che buono. Quella è tipo la torta su prigione. Siamo appena usciti. Alla sola, appena gli hanno accennato, vuole il caffè americano? Sì, subito sì, lei. Sì, perché io lo bevevo sempre, mi piaceva tantissimo, troppo buono. E poi non mi fa stare male. Eh beh, perché è molto, cioè, molto più leggero rispetto a quelli nostri. Riesco a berlo senza star male. Però non siamo molto contenti perché... perché secondo me abbiamo scelto male, abbiamo preso quei sandwich lì, quelle... A parte che le patatine fritte sono rimaste tutte... Sì, le patatine fritte te ne danno una tonnellata e per cui ci ti riempiono troppo. Mi sono appena innamorata, ti ho tradito. Quelle lì. Tesoro? No, queste qua blu, quelle là. Ah, beh allora aspetta, A differenza di quelle blu... No, queste blu non mi piacciono. No, queste qua non ci piacciono. Ci piacciono quelle là, vero? Da 580? No, ma guarda. O quelle da 595 euro. Amore. Ma guarda che belle che sono quelle marroni. Queste sono. Vabbè, ovvio che non le posso comprare, però sono bellissime. Stai per provare la roba? Troppa roba, no. Ma smettila. Quella camicetta lì gliel'ho detto io di prendere. Secondo me ti sta benissimo quella camicia lì. Tu te l'hai detto tu. Fammi vedere come ti stanno, dai. Mi piace questa camicia. Vabbè. Vero che ti sta bene? Sì, è leggera. Vedi che ho scelto bene? Sì. Ti sta molto bene, azzurra. Sì, strappo tutti i mal. Allora? Devi ancora provarla? Sì. Fammi vedere come sta. Aspetta. Gli uomini poi dicono di noi donne. Ma se tu come sei obbligato a venire a prendere 5 euro? No, allora, volevamo assolutamente salutare
delle ragazze che ci hanno fermato. Sono troppo carine. Di cui non ci ricordiamo tutti i nomi. Io mi ricordo solo i nomi di Chiara e Lucia. Perché dopo gli ho detto i miei nomi perché non me li ricordo più. Però poi ogni volta che una persona... C'era anche una Vanessa, quindi salutiamo anche Vanessa. Dorotea... Però anche salutiamo anche le altre di non cui non ci ricordiamo i nomi. Perché purtroppo, non so, quando una persona si presenta, già al momento mi dimentico il nome. Sì, normalmente anch'io, mi succede sempre. Comunque le Comunque salutiamo. Voglio salutarvi perché... Siete veramente dolcissime, io ogni volta mi imbarazzo tantissimo, anche te però, sì. Visto? E non so, tipo mi piacerebbe, come oggi che stiamo facendo il vlog, magari, non so, fare riprenderle, fare un saluto. Fare un saluto insieme con la telecamera. Però non lo faccio mai perché non so mai se magari metto in imbarazzo, se fa piacere o magari è una cosa che mette in difficoltà. Quindi non so... Mi sono innamorata di questa gonna di Zara. È bellissima. Sì, è carina. È bellissima. Siamo tornati a Lodi. Vero? Sì. È stata proficua la giornata di shopping. Andrea ha fatto tanto shopping. Non l'avrei mai comprato da solo, cioè. Nel senso che normalmente l'avrei spesi magari per qualcos'altro. Qui c'è nato un attacco di bacite. È impazzita completamente. Olivia. Un attacco di bacite. È impazzita. Un attacco di bacite. Ecco, zuccon. È impazzita. Io sono stati via così tante ore, povera. Dai. Così tante ore. Questa cosa ha preso Andrea? Olivia, cosa ha preso il papà? Olivia, via dalla camicia. Mannaggia. Allora. Questa maglietta. Infatti anche a me piace tanto questa, come ti sta? È bella. Sì. Poi questa camicia. Olivia, quella camicia mi piace tantissimo. Anche a me. Forse tra le cose che hai preso quella che mi piace più di tutto, sai? Questa maglietta basic. Ho dovuto chiudere perché si sente la musica di fuori. Basic, questa sì, maglietta azzurra, basic, è bella. Questa maglietta da nerd, aspetta Olivia. Olivia, guardiamo insieme. I am your mother. Cosa vuol dire tesoro? Che cos'è questa cosa rappresentata? Una scheda da computer. Una scheda madre. Motherboard. I am your mother. Vero Olivia, anche tu hai capito? Vero? Chissà cosa ha capito lei, cosa vuoi che abbia capito? Stupida. No, mettila giù poverina. E poi? Questa verde. Anche questo verde mi piace tantissimo. E poi nero. Questa è quella che non mi piace. Alla fine semplice nera, così non mi fa impazzire. Ma alla fine servono, eh. Ma tu vuoi metterle così in armadio? Vedi? Nessuno è mai riuscito a sfruttare per bene questo appendino con le pinze. Tutte e quattro le magliette pinzate insieme, guarda. Ma che belle. Altro che piegare. Tac, pronte? Amore, ma sembri la pecorella del presepe così, seduta così, seduta lì così povera, la sua cuccia, pecorella, oddio che sonno, buonanotte. Allora io e Andrea ci siamo visti un film abbastanza strano con Cristina Ricci e Michelle Williams, un film tipo sulla depressione. Chi è Michelle Williams? Quella di Dawson's Creek, quella bionda, Jen. Esatto. E adesso io volevo fare qualche lavatrice perché qua c'è un casino. Perché la mia Cenerentola è un tesoro. Ti ammazzo. Ti ammazzo. Amore, e quindi le magliette nuove? Sì. Grazie. E quindi devo fare un po' di lavatrici e poi volevo assolutamente, approfitto, volevo lavare anche i miei pennellacci. I miei pennelli qua perché sono, vedete, sono belli sporchi. E dovrei buttare anche questo perché vedete che è diventato tutto nero qua sulle punte. Questi sono i fianchi? Sì, è stellina. Boliti? No, li cotti. Facciamo tipo un'insalata. No, io li voglio cotti. Cotti li vuoi?
Mi avevi detto che ti facevano schifo e non li volevi mai più in tutta la vita, che non li avresti mai più digeriti. Sì, ma mi è passato quel momento, amore. Adesso mi piacciono di nuovo cotti. Li vuoi cotti davvero? Mm-hmm. Non li preferisci l'insalata? Va bene, dai, così facciamo prima. No, dimmi tu, Va bene, dai, va bene così. Salute! Grazie. E allora? Questo è quello che ha tirato fuori lo chef, amore. Sofficino. Sofficino, petto di tacchino e insalata di finocchi. Insalata di finocchi. Amore, ci abbiamo il frigorifero pieno. Vuoto, vuoi dire? Cioè, sì. Domani dobbiamo andare a fare la spesa, senz'altro. Lapsus. E allora? Capsius. Lapsus. Ah, capsius. Capsius. Buon appetito. Eccoci qui. Ciao. Come sempre, Olivia sta avendo un attacco di bacite con la mamma. E il papà. Ah, cena ho scoperto. A cena ho scoperto qual è la sorpresa di mercoledì, perché ovviamente come sempre non riusciamo a tenerci. In 8 anni non siamo mai riusciti a tenere segreti sulle sorprese, sulle cose. Quindi ho scoperto anche la sorpresa di mercoledì. Avevo organizzato una cena in un bel ristorante. In un bel ristorante, però tanto adesso l'ho scoperto. Ecco. Tanto adesso. Dobbiamo guardare questo qua, Another Year. Un cast di ferro per la straordinaria lezione di cinema di Mike Lett, Segreti e bugie. Attorno a una coppia inglese si intrecciano i destini di vari personaggi fra aspettative e tensioni. Dai, felicità turbamente, sarà un anno di ricordare. Sceneggiatura candidata all'Oscar drammatico. Sì, mi piace. Film drammatici mi piacciono sempre. Un pacco. Vabbè, tanto adesso guarderemo questo. E... dai che ti piace, sono sicura che ti piacerà, amore. Un vedrai. Super film pacco. Vedrai, vedrai che ti piace. E vi auguriamo la buonanotte e buona settimana. Sì, oggi è domenica. Sì. Buona settimana, ciao. Questa bellissima, almeno a me fa impazzire questa fascia in similpelle. E quindi richiamo un po' la giacchettina. Questi pantaloni me li ha regalati mia sorella, sono di H&M. E appunto è la cosa che...